Questa è la mancanza di empatia. La mancanza di empatia è la prima caratteristica dei narcisisti. Poi c'è da tenere presente che potrebbero essere anche narcisisti maligni e quindi la cosa potrebbe anche peggiorare. Salutiamo la Patrizia Perotti e la Betty Kotich, perché i narcisisti maligni hanno anche il sadismo, cioè la caratteristica distintiva dei narcisisti maligni è il sadismo. Quindi se tu gli dai delle informazioni tue personali, sensibili, questi le useranno contro di te. La caratteristica distintiva dei narcisisti maligni è proprio il godimento, il godere, diciamo, nel causare dolore e sofferenza agli altri. Quindi trovano piacere nel vedere che le altre persone sono a disagio emotivo e se possono, diciamo, cercano di infliggere, diciamo, una sofferenza. E poi questa invece è un'altra caratteristica che è comune a tutti i narcisisti, è la manipolazione, no? Sono maestri nel manipolare, usano abilmente tattiche che potremmo definire le manipolative per ottenere quello che vogliono dagli altri. Quindi non devi mai dargli i riferimenti, ma poi analizzeremo in dettaglio, perché il narcisista utilizza l'inganno, la menzogna, la seduzione anche per ottenere controllo e potere. E questo è un altro punto molto importante. Salutiamo Habitat. Quindi non bisogna mai dare al narcisista delle, diciamo, delle informazioni sensibili, perché le userà contro di te fondamentalmente, no? Quindi questo, salutiamo anche Roxy Rosa, questo è un altro punto importante. Poi la sensazione di superiorità, no? Quindi ogni narcisista ha un senso profondo di superiorità, si considera di sopra degli altri. Quindi vedremo che questo però è anche il suo punto debole, perché il narcisista cerca costantemente conferme della propria grandezza e quindi cerca di trattare gli altri con disprezzo, con diciamo superficialità. E un'altra caratteristica è un po' l'essere paranoico, no? I narcisisti hanno sospetti infondati verso gli altri, possono essere inclini a percepire minacce e confronti. Poi i narcisisti hanno una tendenza, ad esempio, tutti i narcisisti tradiscono, salutiamo anche Stella Marina. I narcisisti hanno un forte, diciamo, sono abilissimi nel crearsi situazioni, di tradimento, no? Per cui hanno doppie vite, cioè anche se sono sposati o sposate cercano comunque altre situazioni. Tutti i narcisisti, allora, non tutti quelli che tradiscono il marito o la moglie sono narcisisti, ma tutti i narcisisti, se hanno un marito o una moglie, la tradiscono. Poi magari si trovano delle giustificazioni, no? Dicono, ah, io la amo, io lo amo, e qua e là, ma in realtà è soltanto per soddisfare il proprio ego. Quindi fate attenzione, perché se avete a che fare con un personaggio o un personaggio, maschio o femmina che sia, narcisista, tenderà a tradirvi, tenderà a farvi le corna, insomma. Hanno una sensazione di superiorità, no? Questa sensazione di superiorità, si considerano al di sopra degli altri, ma in realtà sono inferiori agli altri, perché cercano costantemente conferme della loro grandezza, no? E quindi il fatto che cercano costantemente conferme della loro grandezza, quello è il loro punto debole, perché le persone veramente forti non hanno bisogno di conferme da nessuno, invece il narcisista ha bisogno di conferme, e quindi se non riceve conferme dagli altri va in tilt, perché non è, potremmo dire, autosufficiente, non è... Ma qua sta venendo giù il diluvio universale, comunque. Oh, salutiamo Green Apple, comunico che qui sta venendo giù il diluvio universale, si è alzato anche il vento, improvvisamente tuoni, fulmini e lampi, siamo passati dal sole, dici che c'era prima, 10 minuti dopo, tuoni, fulmini e lampi. Comunque, quindi il narcisista ha un po' queste caratteristiche, no?
E ovviamente dovete tenere presente che queste caratteristiche rappresentano anche il punto debole. Rappresentano anche il punto debole, il meteo narcisista, esatto, le tendenze paranoiche e poi ci sono i narcisisti maligni, come dicevo, che hanno desiderio proprio di causare dolore e sofferenza agli altri, hanno l'incapacità di accettare le critiche. Questa incapacità di accettare le critiche fa sì che faranno un sacco di errori, no? Vanno alla ricerca di adorazione, di ammirazione condizionata da parte degli altri. Un'altra caratteristica è sono inclini al controllo, tendono a rompere i coglioni agli altri, tendono a provocare. Quindi fate attenzione a non reagire i narcisisti, perché poi tendono a far vivere anche i sensi di colpa. E per finire, hanno poca coscienza morale, diciamo, poca coscienza etica, se vogliamo. Hanno un'etica molto debole o assente, spesso ignorano le norme sociali, ignorano i diritti degli altri, dove i loro desideri vengono messi davanti a tutti. Ecco, questo è un po' l'inquadramento del narcisista. Ogni tanto serve sempre, diciamo, ricordarlo perché è repetita iuvant, insomma. Quindi quando interagiamo con persone che in un modo o nell'altro ti sei reso conto che hanno queste caratteristiche, devi assolutamente evitare di dirgli molte cose, perché se gli dici alcune cose, cosa succede? Questi le useranno contro di te fondamentalmente. Quali sono le cose che devi evitare di dire al narcisista? Beh, intanto, ad esempio, una cosa che non dovresti fare è, diciamo, esprimere le tue opinioni vere, reali. Cioè, al narcisista devi sempre raccontare in generale, devi sempre raccontare delle palle. Cioè, parti da questo presupposto che meno cose vere gli dici, meglio è. Perché tutto quello che, come si dice, no, che dici potrebbe essere usato contro di te. Quindi, uno dei modi per, tra virgolette, contromanipolare un narcisista. Ovviamente scappare, tra virgolette, sarebbe la soluzione giusta, però non sempre puoi fuggire, perché il narcisista potrebbe essere il tuo collega di lavoro, il tuo capo ufficio, potrebbe essere, magari te lo sei sposato, tua moglie, tuo marito, potrebbe essere tuo figlio, tua figlia, non so, tuo padre, tuo fratello. Ci sono dei casi in cui siamo nella cosiddetta posizione ortostatica, no? Cioè ci viene difficile uscire fuori, insomma. Qui continua sempre il diluvio universale, sempre peggio. Boh, sta venendo anche la grandine. Sta pure grandinando, vabbè. Quindi una cosa che dobbiamo fare è quella di raccontare balle, cioè inventatevi un sacco di palle. Inventatevi un sacco di palle perché è la cosa migliore che potete fare quando incontrate un narcisista. Viene giù la grandine, la grandine. E cazzo, c'era il sole fino a 5 minuti fa, adesso sta grandinando. Non capisco, vabbè. Ecco, questo è un punto molto importante, no? È un punto molto. Sì, ma è grandine, più che piogge è grande, c'è anche un po' di grandine. Quindi questa è la cosa che bisogna imparare a fare. Poi dobbiamo evitare degli scontri diretti, perché tanto, come dire, scontrarsi col narcisista, quindi evita delle critiche dirette al narcisista, delle critiche alla sua persona, perché quando si tratta di un narcisista, le critiche dirette alla sua persona possono scatenare una risposta aggressiva, una risposta, diciamo, non riescono a percepire neanche una critica costruttiva, no? Quindi la vedono subito come un attacco alla propria persona, quindi non riescono a cogliere questa cosa, per cui tendono a reagire con rabbia e tendono a cercare lo scontro. E cercare lo scontro col narcisista è la cosa peggiore che puoi fare, no? Perché, come si dice, questa è la cosa. È la cosa peggiore che puoi fare, perché qual è il problema? Il problema è che se entri in contatto, diciamo così,
in uno scontro con un narcisista, è come se, anche se vinci, sarà comunque una vittoria di Pirro. È come, avete presente, lottare nel fango, no? Ci sono quei lottatori, ogni tanto c'è qualche show, quando facevano, come si chiama, il catch, il mio tempo si chiamava il catch, poi ho detto wrestling, ma quello nel fango, no? La lotta nel fango. Se tu fai la lotta nel fango, ma che c'entra il sumo? Cosa vuoi che c'entri il sumo? La lotta nel fango, il sumo non c'entra niente. Se tu fai la lotta nel fango, sì, greco-romana, non lo so, però nel fango, tu ti infangherai comunque, ti sporcherai comunque, non puoi lottare nel letame e uscire pulito. Quindi il narcisista che tende, diciamo, a trascinarti in questo caso, quindi evita di dargli delle critiche dirette, oppure evita anche di esprimere dei dubbi su quello che ti dice, cioè tanto quello che ti dice sarà sicuramente falso, perché i narcisisti mentono abitualmente, quindi devi esprimere dubbi, diciamo, li può, come possiamo dire, li può fare, come possiamo dire, cercheranno in qualche modo di fregarti meglio. Quindi è meglio far finta, salutiamo la rana, è meglio far finta di essere boccaloni, no? Quando hai a che fare con il narcisista è meglio che fai il boccalone, fai finta di credere a quello che ti dice. Tu fai finta di ascoltarlo, digli sempre di sì, perché tanto parti dal presupposto che la ragione si dà agli scemi. Quindi la cosa interessante, dagli sempre ragione, ovviamente dentro di te, perché così lui disinnesca un po' i meccanismi di difesa, no? Se fai il finto tonto, la finta tonta, fai finta di credere a quello che ti dice e poi ti fai i cazzi tuoi fondamentalmente, anche se ce l'hai come marito, come moglie, digli sempre sì, hai ragione, poi se puoi cornificarlo, cornificalo, che tanto non ti porterà, sarà semplicemente sempre meno. Esatto, mai lottare con i maiali, come dice Green Apple. Tutti e due uscirete sporchi, ma loro si saranno divertiti. Esatto. Perché il maiale, diciamo, si diverte a lottare nel fango. Fai finta di pendere dalle sue labbra, poi sbranalo. Sì, sbranalo o comunque dagli indifferenza, perché ricordiamo che poi le leve da utilizzare con i narcisisti sono soprattutto l'ira, indifferenza, rifiuto, abbandono. Non ricordatevi ira, dai ira al narcisista, che è acronimo di indifferenza, rifiuto, abbandono. Queste sono, è la strategia più importante, la strategia fondamentale. Bisogna tenere presente che non devi, o comunque allora, se dimostri debolezze, dimostra debolezze dove in realtà sei forte. Ecco, devi depistare il narcisista. Mai esporre i tuoi punti deboli, cioè il narcisista non deve mai assolutamente capire quali sono i tuoi punti deboli. Però devi dargli un punto debole, ma dove tu sei forte, dagli un punto debole. Ad esempio, se te non te ne frega, e dovresti arrivare al fatto che non te ne frega un cazzo che lui se ne vada, tu fai finta di dirgli, io l'abbandono, temo, paura di essere abbandonato, così se si leva dei coglioni a te non te ne frega un cazzo e puoi chiudere definitivamente. Non importante, l'obiettivo da ottenere dal narcisista è quello che si tolga dai coglioni da solo fondamentalmente. In modo tale che, e poi una volta che si è tolti i coglioni, diciamo che si è tolto dei coglioni, devi chiudere e non farlo più rientrare, ma l'obiettivo è proprio quello di farlo togliere dai coglioni. Il modo migliore è dargli un punto debole che tu non hai. Ad esempio gli dice: no, io temo molto l'abbandono, ho paura di essere abbandonato, ho paura di essere abbandonata, gli racconti queste palle in modo tale che si possa togliere abbondantemente dei coglioni. Non so se sentite i tuoni, li sentite i tuoni? Qua ci sono pure i tuoni, pieno temporale, porca puttana, come direbbero da un'altra parte. Non è che sono andato a chiudere
tutte le finestre, se no entrava il diluvio universale. Quindi mai, diciamo, mostrare i punti deboli. Poi evita assolutamente di fornire o rivelare informazioni sensibili, condividere informazioni intime o segrete addirittura con un narcisista è rischioso, perché useranno queste informazioni contro di te in futuro, ricattandoti, manipolandoti, minacciando di esporre ciò che hai condiviso, soprattutto se hai riparo. Sì, in casa non piove, Green Apple, in casa non piove. Fortunatamente non c'ho i buchi nel soffitto e in casa non piove. Salutiamo anche Tug, salutiamo anche Tug. Sì, la macchina è sotto un porticato, quindi a posto anche quella. Ma a posto anche la macchina, quindi. Però adesso la grandine è finita, viene solo acqua. E quindi queste sono, ad esempio, le cose che tendono a fare i narcisisti. Queste qui sono le cose che tendono a fare i narcisisti, che tendono a rompere i coglioni, no? Quindi mai fornirgli delle informazioni utili, perché le utilizzeranno contro di te fondamentalmente. Quindi devi fornire dei falsi feedback, cioè se tu devi fornire un feedback al narcisista, fallo in modo falso, cioè dagli proprio i feedback sul loro comportamento, deve essere tutto falso. Cioè con i narcisisti bisogna diventare dei bravi attori, bisogna diventare, un saluto a Tug, più bravi di Gassman, bisogna diventare più bravi di Gassman, perché il narcisista è veramente, è veramente un personaggio nefasto, negativo. Quindi questa è un'altra cosa che devi fare. E poi devi minimizzare, questo lo fa, minimizzare il suo bisogno di ammirazione. Cioè i narcisisti hanno costante bisogno di essere ammirati, e quindi tu minimizzalo. Cioè questo ti conviene farlo, no? Perché fagli il rinforzo intermittente, quindi gli contraccambi il rinforzo intermittente. Ogni tanto lo gratifichi e ogni tanto eviti di gratificarlo, cioè tende a minimizzare il suo bisogno, no? Di essere approvato, di approvazione, fai finta di niente. Questo lo manda in tilt, lo destruttura, perché non è abituato, non ha, diciamo, un ego forte, cioè ha un ego fragile il narcisista. È soltanto ego, ma quell'ego che ha è pure fragile. Quindi questo dobbiamo tenerlo presente. No? Non è che il narcisista sia forte, apparentemente è forte, perché tende a dimostrare arroganza, tende a dimostrare tracotanza, ma poi in realtà, diciamo, in realtà è debole inside, debole dentro. Quindi e tu puoi gestire questa sua debolezza, e questo credo che sia il modo migliore per contromanipolare il narcisista, perché il narcisista, che è un esperto di manipolazione, può essere facilmente contromanipolato. Quindi dobbiamo destabilizzarlo noi. Quindi praticamente fagli le corna, raccontagli balle, non dirgli le cose tue personali, levatelo dai coglioni, fagli le corna in senso lato, no? Anche se fosse il tuo collega d'ufficio, come dire, le corna nel senso tradiscilo, come dire, bisogna diventare abbastanza perfidi. Utilizza dei cavalli di Troia, soprattutto se è una donna, tra un po' ci sarà un lampo, un tuono micidiale, vediamo un po', 1, 2, 3... Vediamo se arriva il tuono, perché ho visto il lampo, di sotto dopo il lampo c'è il tuono, no, niente. Eccolo, forse arriva, eccolo qua. Non è un'astronave aliena che sta invadendo, ma è un tuono lontano. Sembra il rumore di un'astronave aliena, ma in realtà è un tuono.
Ecco quindi che queste sono le cose che devi riuscire a fare, no, con un narcisista. Devi anche svelargli ogni tanto delle sue insicurezze. Nonostante sia arrogante, nasconde profonde insicurezze. Quindi iniziare a, diciamo, a far, come dire, ad aprire il tappo di champagne dei suoi turbamenti lo manda completamente in tilt. Tenete presente che il narcisista è fondamentalmente un depresso mascherato, no? Per cui quando tu fai uscire il tappo di champagne, diciamo, dei suoi turbamenti, hai la possibilità di rifarlo sprofondare in depressione, no? E quindi quando entra in stato depressivo, praticamente non ti rompi i coglioni, fondamentalmente. Quindi questo è un qualcosa che conviene fare. Ovviamente devi evitare di esprimere la volontà di allontanarti, no? Perché poi tutto devi togliere dei coglioni. Se non si toglie dei coglioni lui, devi andartene tu. Però non anticipare il fatto che te ne andrai. Quando tu vuoi ghostare un narcisista, evita di dirglielo, perché ti danneggerà, no? Devi farlo d'amblè. Devi utilizzare la sua strategia, no? Fatti vedere, nel momento in cui tu ti fai vedere devota, devoto, ti fai vedere attaccato, poi di colpo fai come la sparizione miracolosa, come ha detto la nostra Penelope Wengo, no, nel video, che mi è piaciuta questa espressione, fai la sparizione miracolosa. Cioè, improvvisamente fai come David Copperfield, sparisci completamente. Essendoti premurato di non dargli appigli, di esserti creato, diciamo, una rete difensiva, insomma, questo è un punto fondamentale, no? Fai questa sparizione miracolosa e vedrai che te lo toglierai dai coglioni, perché se tu esprimi, se manifesti il desiderio di allontanarti, se manifesti il desiderio di mettere fine alla relazione, potrebbero scatenarsi tattiche di manipolazione, magari potrebbe anche fare love bombing, no? Per cercare di nuovo di trattenerti, no? Potrebbe cercare di fare love bombing e quindi tu avresti il dubbio, no? Il dubbio profetico del fatto me ne vado o non me ne vado. Quindi tu devi evitare il dubbio profetico, perché nel momento in cui sei assalito, salutiamo Pink, nel momento in cui sei assalito dal dubbio profetico, praticamente ce l'hai nel culo, fondamentalmente. Quindi quando hai a che fare col narcisista devi assolutamente evitare di dirgli che te ne vuoi andare, devi assolutamente evitarlo, devi sparire come nebbia al sole, con un battito di ciglia devi sparire, non deve più vederti. E devi anche destabilizzarlo, no? Perché prima fatti vedere invece disponibile, no? Quindi devi praticamente, come dire, intanto evitare di farti coinvolgere in dispute più che puoi, cioè evita di litigare. Eventualmente puoi far finta, con i narcisisti bisogna far finta, insomma. Quindi le cose fondamentali da fare, ricapitolando, sono: raccontargli balla tutto andare, mai svelare cose di te. Se hai una relazione sentimentale affettiva o una relazione lavorativa di qualunque natura, tradiscilo, no? Cioè sentimentalmente tradiscilo con altri, lavorativamente cerca di fargli le scarpe, cerca di favorire magari altre persone, trovati delle alleanze. Evita di andare a fare come i maiali, come diceva giustamente Green Apple, perché se tu vai a lottare con il narcisista vi sporcherete entrambi. Ma tanto il narcisista a stare nella merda è predisposto, no? Tu invece non devi essere predisposto a stare nella merda. Poi sfrutta il fatto che il narcisista è un depresso mascherato, per cui lo puoi mandare in depressione, no? Nel momento in cui tu gli dai e gli togli, nel momento in cui praticamente diciamo gli togli le tue gratificazioni, beh, questo gli fai
analogicamente capisce che il suo comportamento è sbagliato, tenderà a finire in depressione, perché la depressione del narcisista è il suo stato emotivo, diciamo, naturale, no? E quindi questo fatto per te sarà molto utile, perché una volta che il narcisista è depresso, evita di, come dire, evita di starti a rompere il cazzo a te, no? Ovviamente, come dicevo prima, un'altra cosa importante che devi fare quando hai a che fare con un narcisista è fare leva sulle sue insicurezze, perché se tu hai a che fare con un narcisista stai sicuro che ha delle insicurezze, quindi questo tappo di champagne devi farlo saltare in modo tale che le sue insicurezze vengano fuori. Un'altra cosa importante, analogicamente, elogia altre persone. Ogni tanto però elogia anche lui, ogni tanto smetti di elogiarlo, no? Quindi devi in questo modo, come dire, il narcisista sarà fortemente impegnato a tenere a bada i suoi demoni interiori, perché ricordiamoci che i narcisisti hanno dei grandi demoni interiori. Quindi tu puoi avere dei preziosi alleati. Quali sono i tuoi più preziosi alleati nella lotta contro il narcisista? Beh, sono i suoi demoni interiori. Nel momento in cui tu hai capito quali sono i suoi demoni interiori, devi patteggiare, diciamo, come dire, devi parteggiare, insomma, fare il partigiano a favore dei suoi demoni, perché più glieli amplifichi, più lo manderà in crisi, più lo manderà in tilt. Ma l'obiettivo è sicuramente quello di levartelo dai coglioni. Intanto i narcisisti portano sfiga, portano iella, non ti porteranno nulla di buono, no? Quindi già il fatto che eviti di coinvolgertene è un punto fondamentale. Quindi interagire con un narcisista comunque richiede una consapevolezza delle loro dinamiche manipolatorie, e se segui queste 10 cose che ti ho detto, 10 cose da evitare e qualcuna da fare, riuscirai a mantenere il controllo della tua emotività e riuscirai soprattutto a controllare la sua emotività e a proteggerti dalla manipolazione. Quindi d'altra parte poi anche dall'inizio devi imparare a stabilire dei confini sani, no? Quindi questo è un punto fondamentale, mai lasciare. Devi fare come stanno facendo i russi adesso, no? Creano dei campi minati che impediscono, diciamo, alle persone, al narcisista in questo caso, di poterti rompere i coglioni. E questo è il punto fondamentale. Quindi segui queste indicazioni. Nel frattempo ti ricordo, come dice Roxy Rosa, che sul mio canale Massimo Taramasco ci sono le lezioni. Quindi se vuoi